Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro appuntamento con la serie dedicata a Farming Simulator 22, nello specifico Ritorno alle origini, parte seconda. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici, amici e amiche, i sostenitori e tutti voi, naturalmente, che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete tutti i link, fra cui il mio link di affiliazione alla Wondershare, che come sempre vi ricordo nella parte alta trovate il banner pubblicitario. Acquistando tramite il mio link di affiliato risparmierete il 5%, se acquisterete Filmora, ma anche altri prodotti. E come sempre vi ricordo di visitare il sito www.ipianibio.it e naturalmente saluto il mitico amico Giglio e tutta l'azienda agricola. Facciamo un bel applauso. Sound alert. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Perfetto, allora andiamo avanti con i lavori. Allora, oggi faremo un altro piccolo lavoro. Naturalmente andremo a costruire un'altra produzione. Questa volta lo faremo sul campo 7. Cosa andremo a fare? Andremo a costruire una produzione, uno zuccherificio che naturalmente produrrà la melassa o molassa. Comunque, e questa mod vi ricordo che la trovate nel mod hub ufficiale. Se siete interessati anche ad altre mod, come sempre vi ricordo che le trovate nel sito kingmods.net. Allora, detto questo, però iniziamo a progettare un attimino questa cosa. Allora, innanzitutto andiamo subito a posizionare la nostra produzione. Naturalmente saluto l'amico Moreno, l'amico La Zappa Storta e naturalmente tutti quanti voi che mi passate a salutare. Allora, vediamo un po', ecco qui, perfetto, questo è un po' più particolare. Allora, iniziamo a trovare una posizione decente, mi lasciamo un po' di spazio alle spalle perché ho intenzione di fare una cosa abbastanza caruccia. Ecco qua, allora abbiamo messo la struttura, l'abbiamo posizionata in questo punto qua, quindi noi adesso dobbiamo cercare di tracciare una linea abbastanza dritta per poter permettere ovviamente avere una parvenza di qualcosa di un po' più professional. Quindi un'altra scoccatella di mani. Sound alert. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Perfetto. Allora, ma detto questo però, dobbiamo subito darci una mossa. Quindi ritorniamo indietro e cerchiamo di andare quanto più dritto possibile. Allora, qui abbiamo un ingresso. Quindi apriamo subito la nostra. Moreno 91 basso VR. Qui dottor Dab, buongiorno e buon quasi fine settimana. Faccina ammiccante mano che saluta con carnagione chiara. Ah, carissimo, buon pomeriggio a te, ben ritrovato, amici di YouTube, naturalmente, ma anche voi amici di Twitch. Sound alert. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Mi raccomando, andate nel canale di Moreno, iscrivetevi, attivate le notifiche
e naturalmente siccome Morino nel suo regolamento, se non ricordo male, mi pare che vabbè, eventualmente rileggetevi il suo regolamento di Twitch e se lo permette portategli i miei saluti, altrimenti iscrivetevi sia su Twitch, su YouTube e naturalmente poi gli lasciate un bel commento sotto il suo video e gli dicete gli dite naturalmente che vi ho consigliato io il suo canale, quindi mi raccomando andate a seguire Morino perché ho visto che ha rilasciato Moreno91-VR. Grazie mille, come va? Tutto Dino bene Dance. Tutto bene, sono andato a vedere anche, visto che ha rilasciato anche l'ultimo video che pare sia Gas Station, se non erro male, se non ricordo male, quindi poi giù adesso molto velocemente passate da Morì e tunz e iscrivetevi. Ok, vediamo un po' se riusciamo a fare una cosa decente, piano piano. L'ho intravisto con la coda dell'occhio, tutto capparoggero, poi dopo me lo vado a vedere. Moreno91-VR. Dopo aver visto questa diretta, mi raccomando, cuore rosso. A proposito, poi dopo ti faccio vedere anche come si setta quella mod là, quella di cui ti ho parlato, quella dell'uva, dell'uvola, anzi della produzione di vino. Ecco qua. Gaia Case. Sera a tutti. Oui, Moreno91-VR. Yes, grazie, passo dal PC nel mentre faccina sorridente. Vai tranquillo, non ti preoccupare, fai con comodo, fai con calma, non ti preoccupare. Allora, questa è Gaia. Wow, lo sapevo, Gaia. Vabbè. Gaia con la nostra Gaia, cui facciamo una bella scuccatelas de manos. Mi raccomando, amigos. Sound alert. Da Blogistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Mi raccomando, passate anche nel canale di Gaia, iscrivetevi e attivate le notifiche, perché anche lei ogni tanto fa anche delle belle live molto divertenti e tunzi tunzi. Nel frattempo faccio una liscia gargarozzo. A posto. Mi si era seccata un po' la gola. Allora andiamo avanti nel frattempo. Cara Gaia, buon inizio settimana e come sempre un grandissimo Gaia Case. Piacere ritrovarti. Ho trovato l'account Facebook finalmente. Infatti ho visto che mi hai aggiunto, tutto a posto, mi fa piacere insomma poterti leggere anche lì. Allora, ritorniamo un attimo a noi, altrimenti Gaia dice che noi facciamo troppe chiacchie e non facciamo i fatti, e c'è ragione. Allora, qua ci mettiamo un po' di Gaia in più, l'allarghiamo un po', facciamo così, perché poi diventa very complicated to turn around. The time is now 12 o'clock. Thank you. Avvisate che 12? Mezzogiorno. Ok, sono le ore 12. Allora, cara Gaia, devi sapere che qua dobbiamo fare un po' di cose particolari, quindi non è soltanto, diciamo così, una cosa classica. Aspetta, questa vedo che Gaia Case, che magnata oggi, sto quasi vomitando. Ui, e cosa hai mangiato di bello? Dici un po', dici. Tell us. How about your meal? Sei una buon gustai, allora. Sei una buona forchetta, brava. Basta che uno non esagera, però.
Già mi sembra decente. Allora, la differenza fra quella di default è questa qui, che ovviamente adesso non si scarica più nella parte posteriore, ma si scarica, se non ricordo male, proprio qui. Quindi andremo a fare una cosa qui. Nel frattempo però manca something. Allora, mettiamoci in modalità progettazione, così andiamo a vedere il da farsi dopo o dopo. Allora, vediamo un po', l'ingresso sta qua. Ok, quindi ci tracciamo questa qui. No, facciamo così, per il momento ignoriamo. Allora, decorazioni, sperando di averla caricata, ecco qua. Allora, mettiamo una bella fontanella, qui siamo più o meno a centro del monte, ecco qua, perfetto. Qua abbiamo fatto una rotonda sul mare, la rotonda Diaz, quindi adesso dobbiamo allargare un pochettino la situazione. Dato che le patate dell'MCI con bacon e cheddar ormai 5 euro praticamente con un chilo e mezzo di ingredienti, abbiamo mangiato in 8, ma ha reso tutto pesante le patate che le ho fritte. Ah, ecco, quindi tu dici a livello di calorie, vabbè. Però l'importante è che almeno, insomma, te ne sei vista bene, questa è quella che... Come diceva Totò, meglio abbondare che deficere. E giustamente Gaia l'ha presa alla lettera. Vediamo un po'. Sta venendo decentemente. Vediamo un po'. Ci riusciamo a girare con i mezzi. 14. Beh, che qua ci devo venire con mezzi piccoli, quindi per forza di cose devo ridurre. Allora, però dobbiamo rifinire un pochettino i bordini qua, quindi i bordini, vernice, mettiamo un po' di erba, va? L'erba va, l'Everest no, ghiaia, asfalto. Cerchiamo di fare un lavoro decente, ecco qua, piumine, la precisione non è mai stata il mio forte. And so, hi everyone, welcome to this video, thank you so much. Fatto la pena zuz. Approfitto anche per salutare l'amico La Zappa Storta, con il quale stamattina mi sono fatto due risate. E approfitto anche per invitarvi ad iscrivervi nel canale di DJR80 se siete appassionati di musica, disco, la dance. Mi raccomando, iscrivetevi, perché lui fa musica dal vivo. Allora, intanto gli faccio uno shout out al mitico DJ Harry. Allora, è veramente una persona bravissima, che vi invito a seguire naturalmente. Ok, gli facciamo una scuccatella di mani. Sound alert. Dab Logistica 1 ha suonato, applausi per Zero Beats. Ok, allora, arrivati a questo punto, io direi di mettere una recinzione decente. Ma qua ci rendiamo conto eventualmente di eventuali irregolarità o
muri tracciati non precisamente dritti. Allora, vediamo un po', mettiamo questo. Cerchiamo di metterlo. Così. E approfitto anche naturalmente per salutare l'amico Aleasso Aie Aie, ragazzi, un altro carissimo amico streamer che vi consiglio di seguire. Come sto mettendo? Ok, siamo proprio al limite. La nostra Gaia è tiratura limitata, quindi mi raccomando, andatela a seguire. E approfitto naturalmente per salutare la mitica Eliza, un'altra amica moderatrice del canale. Ecco qua, questa abbiamo messo. Allora, però, io qua devo mettere l'ingresso, giusto? Perché vi metto al corrente di quello che vorrei fare. In pratica vorrei creare dove c'è appunto questa fabbrica dello zucchero, mettere anche la propria coltura, un campo a barbabietole, appunto per avere una produzione propria. Quindi dobbiamo interrompere. Allora, demolisci, mi servono due ingressi. Ecco qua, e dovremmo fare anche la stessa cosa di qua. Quindi continuiamo con la progettazione e poi andiamo grosso modo in corrispondenza lì. A creare il varco di accesso a questi campi. Approssimativamente, perché ovviamente abbiamo visto che la precisione non è il mio forte. Giriamo così. Da la parvenza di qualcosa di caruccio, non è proprio il massimo, però abbiamo lo spazio qua. Già mi inizia a piacere. Oggi progettazione. E qua devo cambiare il titolo. Mi sono dimenticato di cambiare il titolo. Adesso lo modifichiamo subito. Vabbè, lo modifico in un secondo momento, dai. Allora, andiamo avanti. Quindi stiamo ricreando questo spazio. Allora, dobbiamo cercare di aprire un varco grosso modo qui. Quindi ecco qua. Allora, raddrizziamo un po' la linea, perché ecco qua, così sfuma pure un po'. Perfetto. Allora, adesso mettiamo dobbiamo vedere innanzitutto quali cancelli riusciamo a mettere.
e soprattutto le aperture. Allora, vediamo un po'. Vediamo questo qui. Ecco qua. Scegliamo ovviamente l'apertura verso l'interno. Perché è più comodo. Oh, vedete? Quando si apre. Perfetto, stessa cosa di qua. Bravo Morino Bravo, lo dobbiamo dire. Hashtag bravo Morino Bravo. No, no, è giusto così, perfetto. Poi questo, ecco qua. Perfetto. Ci sono un po' di imperfezioni, però va bene così. Poi, ispirandomi alla famosissima piazza di Caserta, saluto tutti gli amici casertani, andiamo a metterci un paio di alberi belli grossi grossi negli angoli. Ovviamente, io ci metto sempre gli stessi. Però vediamo un attimo una cosa. Questi. Mettiamoci la betulla. Allora, mettiamo una qua. Poi una la mettiamo qua. Qua. E qua. Abbiamo messo pure un po' di pianure, piantozze. Poi. Vabbè, qua dobbiamo mettere il cancello, lo mettiamo abbastanza rientrato perché altrimenti si rischia di bloccare con i mezzi tutta la situazione. Ma resta anche da recintare qua tutto il... la situazione, quindi iniziamo a fare una cosa alla volta. Vanvitelli, qua ci vorrebbe quello grande, però questo è quello grande. Vediamo se ce n'è qualcuno un po' più grande qua. Questo. Ok, lo mettiamo un po' più avanti. Oh, via, su. Guardate. Oppla! E si entra nella situazione qua. Interessante. Per quanto riguarda qua, mo è un bel casotto. Perché? Perché dobbiamo... Due sono le cose, o lasciamo aperto, perché forse tutto sommato, forse è la migliore idea, perché tanto ci dobbiamo passare con i mezzi. Allora, un'altra cosa che mi stavo dimenticando è quella di creare un deposito per il mezzo. Oh, qui abbiamo anche uno spawn. Quindi se facciamo così, perfetto, ok. No spawn. Allora, quindi... Ah, ok, qui si scarica, ok. Rettifico, si scarica davanti e spawna di dietro, ok. Hashtag spawna di dietro. Allora, arrivato a sto punto, oggi io direi di allungare un po'.
la situazione qua, perché mi sa che qui ci dobbiamo depositare i macchinari. Quindi intanto mettiamo un po' la vernice. Però qua sto pensando di metterci l'erbozza. Ghiaia. Vediamo se riusciamo a inserirci un mezzo, la copertura con il mezzo. Allora, potremo vedere un attimino. Allora, intanto facciamo una cosa. Arrivato a questo punto, acquistiamo il macchinario qua. Allora, utilizziamo questo elettrico. Allora questo sono 45 metri cubi, 43, la lama, quanti metri è la lama? No, troppo stretta la lama. Facciamo così. Acquistiamo questo. GPS ci serve. Acquistiamo anche la sua bella lama. Ecco qua. Tutta bella silenziosa. Anzi, sto pensando però che tutto sommato forse si potrebbe acquistare quella sua classica. Vediamo un po'. Allora, quello abbiamo acquistato, Tiger S6S. Vediamo la 6S. Facciamo così. Acquistiamo questo e vendiamo quell'altro là. Perché ho scelto questa configurazione? Adesso ve lo faccio vedere. Ecco perché tramite questa mod che trovate nel mod hub ufficiale vi permetterà di switchare i vari angoli. Vedete? C'è tutta una serie di telecamere. Allora, questo dovrebbe essere, sì, è il frontale. Facciamo una prova. Faccio vedere. Al momento questa mod funziona solo con i mezzi del gioco, quindi quelli di default, le DLC eccetera. Le altre al momento purtroppo non funzionano. Allora, vediamo un po' come possiamo risolvere questo problema. Vediamo un po' con le costruzioni a disposizione. Quindi andiamo in questo, è troppo grande, qualcosa di non particolarmente enorme. Questo, ma questo è enorme, credo fosse molto più piccolo. Si potrebbe utilizzare questo? Nemmeno questo. Allora, forse questo. Ora sta. Where is he?
Allora, facciamo così. Questo lo mettiamo. Beh, bella storia. Beh. Allora, questo, dove lo metto? Lo mettiamo qui. E ci andiamo a mettere il nostro bel mezzo a deposito. Il teacher. Boh, non è finita ancora la progettazione. Ah, ma poi ci entra là sotto. Secondo me no. E infatti non ci entra. Quale abbiamo messo? Questo? Sì, dobbiamo mettere questo qui. Va bene. Ecco. Oh, non ci passa. No, mamma mia. Stiamo facendo un macello. Stiamo facendo un macello. Un macello. Che stai a fare? Ah, guarda, ma che stai a fare? Questo. No, aspetta, ma. Ah no, questo si scarica. E mettiamo questo. Ecco qua. Poi gli creiamo pure il passaggio. E qua ci mettiamo l'erbetta, l'Everest. Gli mettiamo pure qualche traccia di ghiaia strettina, così sembra un passaggio. Abbastanza consumato. Ecco qua. Switchiamo la telecamera. Così facciamo una retromarcia decente. Ecco qua. Vedete? La cosa bella di questa mod è che vi permetterà di fare, di avere uno stile molto più realistico. Quindi chi come me ha un sistema non particolarmente performante che può usare gli specchietti retrovisori del gioco, almeno questa ci permette di simulare la visuale da una telecamera. Ok, ovviamente noi non abbiamo ancora terminato la progettazione, quindi dobbiamo andare ancora avanti. Vediamo un attimino. Allora, Anna, Klaus. Allora, qui ci dirà ovviamente, credo. Allora, out. Ok, allora. In, ok, quindi sia in pallet che come materiale sfuso possiamo andare a depositare qui. Allora, qui abbiamo fatto un ingresso là, abbiamo messo 3 cancelli. Arrivati a sto punto ne metterei un quarto qua. Vabbè, poi eventualmente valuteremo in un secondo momento. Allora, però ci voglio mettere anche 2 alberi sui 2 lati.
qualcosa del genere. Questo è bellino, però un po' troppo largo. Questo per esempio potrebbe andare, ma potrebbe dar fastidio. Allora facciamo così, mettiamo questi bello alto alto, uno qua e uno qua, ai due angoli. Lo so che è aperto attorno, ma per il momento non ci interessa. Allora, poi andiamo avanti con la recinzione, continuiamo a progettare qui nel frattempo. Ok, von Vitell, ja. Ich gehe nach Hause zu fahren. Ich komme aus Neapel. Hallo, meine Freunde. Wie geht's? Come sta tutto a posto? E qua ci metterei cancello. I will put... I try to... here to... place a gate. Here and then let's go. Allora questo lo lasciamo così, lo lasciamo aperto? Sì, direi di sì. Allora, qui mettiamo la mod di Nick, mettiamo i dissuasori, diciamo dissuasori che poi in effetti sono delle barriere che permetteranno di poter fare cose. Allora, vediamo un po'. Ho deciso e ho pensato di mettere queste perché ingombrano di meno a livello visivo. Saluto naturalmente tutti coloro che passano a tenermi compagnia e naturalmente saluto tutti quelli educati che quando escono dalla live salutano, ma soprattutto i diversamente educati che entrano ed escono senza salutare perché... ovviamente dimenticano che lo streamer è una persona. Oh, perfetto, salviamo perché la cosa si sta facendo interessante. Allora, arrivati a questo punto, io direi di andare a prendere un bel tratturiello ed iniziare a piantare qua. Allora qui che cosa dice? Vediamo un po'. Let's check if we need something to do.
on this field. Let's take a look. Ecco qua, allora andiamo a prendere un altro mezzo. Mi sa che a breve poi andremo a vendere anche qualche mezzo che non stiamo utilizzando. Prendiamo il nostro John Deere qua. Dobbiamo fare anche il pieno, quindi andiamo a fare prima il rifornimento e poi andiamo avanti con le opere. Così nel prossimo episodio vediamo se riusciamo anche a raccogliere ed avviare anche la produzione. Ah, ovviamente vi ricordo e vi invito e vi suggerisco di scaricare la mod di Nick che si chiama Snow and Melt and Water Production. È una mod che vi permetterà praticamente dalla neve di poter produrre l'acqua. Ed è praticamente questa qui, vi faccio vedere. Voi mettete la neve e lei naturalmente vi produce mi pare 250.000 litri d'acqua. Questa qui ho utilizzato un'altra mod che permetteva di poter aumentare la produzione, quindi comunque 250.000 litri se avete delle produzioni, piante e tutto quanto, delle serre, quelle vi torneranno molto utili, quindi è un must have, come dicono gli amici inglesi. Ovviamente gradualmente inizieremo, come accennato qualche tempo fa, inizieremo a ridurre un po' i mezzi, perché ci sono mezzi che vengono utilizzati molto raramente, anche perché questa serie ovviamente è in single player, quindi non ho la necessità di avere tanti mezzi. Per quanto riguarda l'utilizzo di questa mod della telecamera posteriore, funziona praticamente come se voi stesse guardando il mezzo da dietro, quindi deve essere più o meno a centro per agganciare la situazione. Allora, cosa abbiamo qua? Barbabietola, ok, andiamo subito a inaugurare la nostra nuova azienda. Poi prossimamente ci sarà anche una piccola novità. Sto cercando pian piano di creare una serie un po' più particolare e appetibile, insomma, che possa piacere un po' a tutti quanti. Perché ho scelto il campo 7? Perché il campo 7 praticamente è il campo un po' più lineare. Poi ci saranno ancora altre novità, quindi non ve le accenno, perché poi ovviamente non c'è gusto poi. Ok, iniziamo subito.
The time is now 3 o'clock. Thank you. È un po' complicato, però diciamo che l'idea è da rivedere un pochettino. Se lei i piani gaming. Buon pomeriggio Dan. Ho visto che eri in lives che ho preso il cell. Ui. Ti metto in l'air che sono di lavori manuali. Grazie, grazie mille. Amici ed amiche di Twitch e di YouTube, naturalmente lui è il famosissimo Giglio di cui vi parlo molto spesso. Mi raccomando, andate a visitare il sito internet www.ipianibio.it. Gli amici di YouTube ovviamente conoscono il claim, anzi quasi quasi il claim lo faccio partire, vai, facciamo un po' di spot nello spot. Allora, dove sta? Ecco qua, vai, regia. Alle pendici del mondo Sound Alert nasce la società Da Logistica 1 ha suonato spot radiofonico azienda agricola e piani bio per 0 bit. I nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di granulla. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Esatto, quindi andate a visitare il sito internet, mi raccomando, acquistate con grandissima fiducia. E naturalmente, oltre a salutare l'amico Giglio, salutiamo tutti i componenti della mitica azienda agricola I Piani, che forse qualcuno ci sta ascoltando in questo momento. Ma detto questo, però, ragazzi, andiamo avanti, che forse ci sarà da apportare una piccola modifica al progetto iniziale. Quindi qui per il momento stiamo seminando le barbabietole, ma diciamo così, è da rivedere questo progetto. Vedremo quello che riusciremo a fare poi. Tutto il resto è nuovo. Ok. Andiamo dall'altra parte e andiamo a continuare a guargiobba. Mi sa che forse l'idea iniziale forse è migliore. E quegli ingressi magari potrebbero servirci per altre cose. Dobbiamo fare giro dall'altra parte. Potremmo fare altre cose, però per il momento non ve le posso dire, perché altrimenti non c'è gusto. Perché tu gusti sveglio che vuoi.
Moreno91-VR. E tunzi. Ali. Allora, ecco qua, mi sono ricordato, Allora, mettiamo a B dritto, noi gli diamo la traiettoria e lui poi ci calcola la larghezza. Allora, CTRL S, mettiamo a capezzagna, vediamo un po', no, dobbiamo girare di 90 gradi, quindi. Ok, vai, abbasso. Moreno91-VR. La rotonda era venuta fuori bene, dottori Pisni, buon lavorotto. Grazie. In realtà, senza volerlo, ho aperto forse a qualcosa che può essere rimessa in quest'area qua, perché mi sono reso conto che è un po' complicatuccio coltivare le barbabietole, ma non altro tipo di cose. Però chissà, può darsi pure che diventerà qualcosa di particolare, di pubblico. Comunque Moreno, guarda, c'è questa mod della telecamera, dello specchietto qua, che è ottima. Tu per esempio, che come me non hai un sistema particolarmente performante che ti permette di poter utilizzare gli specchietti del gioco, questo è l'ideale, perché così lo rende anche più realistico. Si trova nel mod hub ufficiale, adesso non ricordo bene come si chiama sta mod, però te la consiglio, perché guarda, ti faccio vedere, puoi anche switchare la telecamera, se mi ricordo com'era. Moreno91-VR. Sì, l'ho provata, ma devo vederla meglio. Ah, ma è ottima. Allora, switch CTRL C. Vedi? Ti fa vedere tutti i vari punti quando ari. È fatta veramente bene. Te la consiglio. Forse non l'hai approfondita, ma io off camera l'ho vista ed è utile. C'è la miseria. Opla. Mi sa che l'ho messo proprio in un posto proprio non proprio buonissimo. Beh, che a breve cambieremo configurazione. Moreno91-VR. Io ho sperimentata ma non approfondita. Ne vale la pena, fidati. Opla. Mi sono agganciato. Mi sa che devo fare giusto, sì, giusto. Moreno91-VR. Io dare uno sguardo ya. Però vedi, perché alla fine non è male, è utile. Ehi, tu per esempio, se vuoi fare la first person view POV, con questa qua tu è come se avessi lo specchietto retrovisore, la vedi quello? Tu giri, fai così e puoi selezionare ovviamente la posizione del monitor, quindi tu secondo me, se la porti tu, la rendi molto più appetibile rispetto a io che, diciamo così, non sono influente, anzi sono ininfluente. Qui comunque mi sa che devo desistere. Una rotonda sul mare. Moreno91-VR. Vedo l'appetito LOL. Sì. Ah, si vede che sciamise. Mangiate leggero oggi. E mi è venuta la famozza. Guarda Moreno, senza volerlo, in questa serie qua metterò un po' di cosucce particolari. Mi stanno venendo idee man mano. Allora, quasi arrivato a sto punto, però
qui se lo apro. Questa parte qui per il momento la lascio aperta, perché altrimenti vado al manicomio quando devo demolisci. Oh, la lascio aperta, che per il momento non vengo che dai, mi spoglio. Spogliatoio 91 sottolineatura VR Just Redeem Sound Alert. Tutto spogliatoio. Spogliatoio, giusto. Hai visto il personaggio mio qua? Questo è il personaggio portafortuna. È la signorina che praticamente da quando ho iniziato questa serie, anche sul 19, ha reso la serie fortunata. Ok, così mi calcolo pure dove devo aggiungere i bordini, cose. A posto, questo è senza volerlo, ho fatto un test. Allora, io quella striscia però quasi la lascerei così. Sì, direi proprio di sì. Perfetto. Allora, ripiega, CTRL C. Sì, CTRL C. Allora, vediamo un po'. Rullo richiesto. Poi ci prepariamo tutta quest'area. Lascerò quella striscia là, poi rivedrò il progetto, perché mo ovviamente avevo fatto una bozza ma non avevo calcolato. Aspetta, ora che si quasi. Aspetta. Vediamo dove riesco a piantare, così poi mi creo altri tipi di aree. Forse ha ragione Morino. Bravo Morino, bravo. Allora Morino, per quanto riguarda OBS, il microfono, l'audio non l'ho settato dal classico. La Zappastorta sostiene il canale da 22 mesi. La Zappastorta ha riabbonato per 22 mesi. Buonasera. La Zappastorta sta sostenendo il canale per 22 mesi. Grazie per la carica caffeina. Presidentissimo, grazie, Wayu. Che onore, grazie. Grazie, Monsieur le Président. Sound Alert. Dab Logistica 1 ha suonato la Zappastorta, inno per 0 bit. Moreno 91-basso VR. We Zappas. La Zappastorta. Dai che sono quasi 2 anni. Oh yes, oh yes. Grazie presidentissimo, onorato di averti qui insieme a Mr. Moreno e Tunzi Tunzi in Lurk in questo momento. La Zappastorta. Oh yes, oh yes. Bravo, in questo momento con noi in Lurk. La Zappastorta. Ciao Moreno. Sound Alert. Dab Logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Ci dovrebbe essere anche Mr. Ripiani Bio, il nostro Giglio. Ormai è diventato più famoso lui che il re Carlo III di Spagna, di Inghilterra, di Spagna stavo dicendo. Buonasera, buon pomeriggio, grazie di essere entrato nel canale. Amici di Twitch, ve l'ho accennato prima all'inizio, mi raccomando, passate nel suo canale, e lui è il famosissimo presidentissimo La Zappastorta, che vi ho consigliato all'inizio di questa live. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale, attivate le notifiche e naturalmente quando vi iscrivete portategli i miei saluti. Oh, abbiamo fatto anche una mini presentazione. Allora qua mo dobbiamo fare un attimo la Zappastorta. Grazie mille presidente, onorato di averti qui insieme al nostro e tuzzo Morino. La Zappastorta, e grazie per essere passato stamani. Ah, figurati, mi ha fatto piacere ripassare dopo un sacco di tempo.
Poi stamattina sta un poco più easy, quindi ho approfittato per... detto, mo faccio una visitina un poco a tutti quanti. Solo che c'era Arvid in live e non sono riuscito a passare nemmeno da lui. Arvid 80, che è un altro carissimo amico. Vediamo se ci riesco a rifare lo shootout. Arvid, se non ha cambiato il nick. Perfetto. Arvid. Qui, era Arvid 80. Aspettate un momento, io lo devo fare lo shootout, che è un altro... un altro carissimo amico che... La zappa storta. Arvid trattino basso 80. Ah, ecco, trattino basso 80. Non so chi ci ho fatto la pubblicità, comunque va bene. Vabbè, lo shootout ufficiale, glielo facciamo così. Allora, Arvid... dicevi che mi pareva strano. Arvid... eccolo qua. Quanti siamo? Oh, 5. Wow, aiuto. Ho Freedom Goal, mi avete fatto venire oggi. Salve, sto da solo. Sound alert. Da Logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Allora, ci sono due opzioni per queste parti qui, dove ovviamente per il momento non riesco a passarci. Però ci sto riflettendo e... lo rivedremo in un secondo momento, quindi al momento lascerò tutto come sta, non userò vernice ovviamente, ma ciò vi starà già, come dire, stuzzicando l'appetito, quindi starete già iniziando a pensare quello che ho intenzione di fare. Quindi per il momento non lo faccio. Facciamo vedere un po' a mister la zappa storta cosa abbiamo fatto. Lui ovviamente insieme a Macho King 82, al mitico Cayman Lore, sono dei veri e propri map designer di farming. Allora, ho creato questo strano passaggio, ingresso così, uno entra. È una produzione dello zucchero, tu dirai, voi direte, ma ti sei fissato con le produzioni dello zucchero? Beh, diciamo che c'è una motivazione. Intanto vi faccio vedere la piazzetta qua con i quattro alberozzi, la fondanozza che fa da rotatoria e poi qui abbiamo la nostra produzione di zucchero che produce la melassa. Ovviamente lo spawning, quindi non appariranno i prodotti frontalmente come nella versione di default, ma appariranno qui dietro. Ecco qua. E quindi questa mod, caro Zappa, la trovi nel mod ufficiale. E ovviamente questa mi serve perché con la melassa devo creare altri prodotti, quindi mi serve per andare avanti in questa serie. Qua ho fatto alcuni ingressi barra uscite che effettivamente servono per i mezzi per entrare ed uscire dai campi, anche se ho dovuto aprire un pochettino qua perché... ho dovuto aprire qua perché con i mezzi non riuscivo a fare quello che devo fare, quindi sto ripiegando sulle mie idee, quindi dovrò rivedere tutto il progetto che ho fatto. Comunque è una cosa un po' particolare, che, giusto per variare, e pian piano sto cercando di portare avanti un po' questa vecchia serie. Andiamo a rullare per tutti e yes. Il tunzi tunzi funziona sempre, tunzi tunzi a lì. Qua abbiamo la nostra azienda vinicola bio per bacco. E tuzzi, aggiungere.
Ava come l'aria. La ghiccia un pochettino, ma è normale. Cioè no, la ghiccia c'è questo questo appesantimento di frame rate. Ecco, ormai quindi per questioni diciamo anche di attrezzature che non utilizzo, ovviamente poi andremo a vendere un po' di attrezzi. Allora, qua abbiamo anche la mod dello specchietto, anzi della telecamera, che torna utile. Oppla, ho preso il muro, ho preso il palo, ho preso un palo esagerato, ha preso il palo, e sì, era proprio in corrispondenza del palo. Si vede il lupalo, eccolo là, la drizz, vai, opla. Sono arrivato a fine corsa? No, l'ho ripreso un'altra volta il palo. Dai, non mi ricordo dove che ho messo il rullo. Tengo rullo, ok. Vediamo un attimino se c'è il rullo, perché... Ah, eccolo qua. Ok. Ho capparogino. Il rullo, con questo rullo qua... Mi sa che sarà un'altra impresa. Rullo di tamburo. Mi sa che... soffrirà un bel posto trattoriella, eh? A proposito, ragazzi, giovedì, se non ricordo male, esce la serie RP di Moreno, nella quale io sto prendendo, diciamo così, da qualche tempo ho preso parte e vi invito naturalmente ad andarla a guardare, ma vi invito ovviamente a guardare anche tutti i suoi contenuti, non solo quelli che riguardano anche il sottoscritto, ma anche tutti i suoi contenuti. Quindi la serie RP che di farming, che non ha un nome, si chiama solo RP, che prossimamente chissà, può darsi che Moreno gli darà un nome alla serie. Alla serie Tunzi Tunzi. E anche tu potrai dire, Moreno, sei proprio bravo. Salutiamo zio Gigino, Gino San, salutiamo anche la mitica Nadia, la vera, ma anche quella del personaggio, ovviamente. Più complicato di quello che pensavo. Sta lavorazione, mamma mia, siamo così alti. Qua abbiamo anche la situazione monitoraggio. Mi sa che ho fatto una piccola cavoletta. Mi sa che non è proprio idonea questa produzione, quindi passeremo al piano B e vedrete poi il piano B di cosa si tratta. Che ovviamente il piano B sarà ricollocato, perché sto pensando che lo spazio qui c'è per fare quella cosa qui che ho pensato, quindi farò una bozzetta e poi la vedrete in livello. Saluto anche l'amico Macho King 82, che ho salutato anche ad iniziare live, e Mr. Cayman Lorraine, il re dei ribaltoni. Il re dei ribaltation.
che ieri Zappa quasi quasi lo stava per raggiungere, però poi ha fatto una mezza ribaltata che si è rimesso in equilibrio come i gatti, like the cats, che non è la parolaccia. The cat is on the table. Un bello potente sto trattorio, eh? Voglio, mi sa che forse quella idea lì potrebbe essere molto più fattibile. Ma che si sa? La zappa storta. E sì, mi sono salvato. Ti sei salvato perché io stavo per fare la clip e lui giustamente la clip ha detto no, non gli devo dare soddisfazione a zio Dab, che mi deve fare la clip su il ribaltamento. E allora ho iniziato a fare un po' di qua, un po' di là, un po' di qua, un po' di là. Poi stranamente il trattore, come i gatti, si è rimesso a quattro zampe, anzi a quattro ruote. Ok, allora vediamo un attimo una cosa. Let's check. Alright, vediamo un attimino. E qua mi sa che devo fare un'altra uscita. Sembra se il progettino quello là lo prevede. Vediamo un po'. Nel frattempo vi porto a vedere un po' di modifiche che ho portato alla stallozza che ho messo nel terreno montagnoso che ho acquistato settimana scorsa, dove abbiamo appunto messo una stalla, dove abbiamo fatto la transumanza. Che parolone, la transumanza. Cioè praticamente le manze hanno cambiato casa, ho deciso di spostarle in un'area un po' più aperta, e infatti la stalla non sta più qua, ma qui invece gli ho posizionato un deposito, una mod che fa da cella frigorifera, che trovate naturalmente nel Bondab ufficiale come mod. Allora, intanto però andiamo a lavare il rullo, perché altrimenti non va bene. Vi ho fatto vedere che è sporco, quindi abbiamo fatto vedere che lo abbiamo utilizzato il rullo. Il rullo quante ore c'ha di lavoro? Vediamo un po'. Allora, il rullo c'ha 6 mesi, un'ora, quasi 2 ore di lavoro. E ragazzi, vi assicuro che 2 ore di lavoro con un rullo sono tante, ma sono proprio assai. E andando oggi, voglio, abbiamo speso un bel po', però ne è valsa la pena, perché ovviamente abbiamo iniziato un progetto, diciamo, che abbiamo visto insieme che parzialmente è fattibile. Quindi anche grazie ad alcuni suggerimenti vostri silenziosi, che ho capito che non è cosa, come si dice da queste parti. Quindi andremo a variare il progetto, focalizzerò, e poi ovviamente andremo poi a realizzare qualcosa di particolare, vedremo un pochettino, giusto per non fare sempre le stesse cose. E mi sa che è qualcosa che ha fatto il presidentissimo la zappa storta stamattina, quindi riguarderà delle lavorazioni che non vi voglio spoilerare. Allora, questo lo mettiamo a posto. Lo mettiamo a posto. E mo speriamo di non acciappare il muro. Allora, fammi vedere una cosa. Eccolo là. Ecco.
Oh, vai dritto. Ecco qua, vai. Boh, sto iniziando a capire come funziona la mod della telecamera. Caro Zappa, te la consiglio perché è molto funzionante, molto bella. L'unica cosa ovviamente è che funziona solo sui mezzi originali del gioco, quindi sulle mod non funziona. Però alla fine, se tu c'hai anche qualche mezzo di default del gioco, le DLC, lo puoi utilizzare tranquillamente. Ok, questo lo sganciamo. Oh, che ho fatto? Allora, mo devo vedere dove ho lasciato il furgone, perché dobbiamo andare con il furgone a caricare le mozzarelle. Allora, lì mi pare ci dovrebbe essere il Turbo Star, però noi ci andiamo con... ah no, un trattore. Noi ci andiamo con il furgone che abbiamo acquistato, che è praticamente il furgone della mod Mercedes che trovate nel mod hub ufficiale. Mi pare che sia anche per console, quindi crossplay. Ok, qua abbiamo le nostre pecorozze qua, che l'episodio precedente abbiamo raccolto, abbiamo trasportato un po' di lana nella produzione dei tessuti. Moreno 91-basso VR, eccomi dal telefonino. Ashmio, ti sei trasformato in telefonino. Fontanozza, qui le fontane abbondano. Stavo facendo un'altra gaffa lessica grammaticale, come ho fatto prima. Che gaffuccio ho fatto, ragazzi, una gaffa esagerata. Faccio vedere una piccola cosa che ho fatto stamattina. Moreno, ho apportato una leggera modifica, giusto due o tre cose ho fatto alla Moreno 91-basso VR. Faccina felice con lacrime di gioia, faccina felice con lacrime di gioia, sono un telefonino XD, poi senza fretta leggi sull'altra piattaforma. Ok, va bene, andiamo a... Moreno 91-basso VR, anche dopo LOL. Ho visto, ho letto adesso. Pazienza. Allora, questo è il Mercedes di cui vi parlavo, che trovate nel modo ufficiale. Vi faccio intravedere qualcosina. Allora, mi pare auto, vediamo. Eh sì, allora, Sprinter 3. Moreno 91-basso VR. Ammazza che nebbia che c'è qui, aiuto, faccina felice con lacrime di gioia. Caspita, è la zona dove stai tu, purtroppo è soggetta a questa situazione. Questo è il Mercedes che ci ha gentilmente offerto il dottor Moreno Cash. E se non sapete chi è Moreno 91-basso VR, via Milano e Verona, zone da nebbia e neve. È la pianura. Così, vabbè, ci fate una gaffa. A proposito, Moreno, ma il dottor Moreno Cash è già uscito, vero? O deve uscire? No, non è ancora uscito, quindi ragazzi, giovedì esce un nuovo episodio. Moreno 91-basso VR. Esatto, domani, bravo. Domani. Esatto, quindi se volete sapere chi è il dottor Moreno Cash, andate domani, anzi già da adesso, amici di YouTube, andatevi ad iscrivervi innanzitutto nel suo canale se non l'avete ancora fatto. E attivate tutte le notifiche, cosa molto importante, e naturalmente oltre a seguire il suo video di giovedì, seguite tutti i video che lui durante tutta la settimana va a pubblicare. E là ci comunque ho apportato alcune modifiche all'audio qua. Scorciatoio qua, perché siamo un po' così.
Allora, Moreno, guarda, arrivi qua. E questa parte qui di destra non c'era, ho portato una piccola modifica. Ho creato un ingresso, diciamo il vialetto, questo è in stile zappa. Poi qua ho creato degli ingressi per fare la manutenzione, oppure eventualmente per creare aree indipendenti. Ho messo questo steccato qua, ovviamente viene messo sempre al contrario. Facciamo un giro, faccio vedere una piccola kick che ho fatto stamattina. Mi sono messo off camera e mi sono fatto un po' di cose. Allora qua ci abbiamo, facciamo finta che avete, facciamo finta che avete trovato già tutto chiuso. Allora, questi sono i dissuasori del maestro Nick, che salutiamo naturalmente. Le trovate nel mod hub ufficiale. Intanto io faccio una bella scuccatella di mani. Sound alert. Dub Logistica 1 ha suonato applausi per 0 bits. Dicevo che questa è la mod di Nick. Questa è la seconda mod di Nick che sto utilizzando in questa serie. Quella della produzione dell'acqua ve la consiglio vivamente. Se volete magari risparmiare sull'acqua, quindi la produzione dell'acqua, vi assicuro che la spesa, come si dice a Napoli, a spese val ambrese, ovvero la spesa vale l'impresa, quindi pagate qualcosina in più. Però poi, come ho scritto anche durante la live del presidentissimo, le ammortizzerete nell'arco di un anno del gioco, quindi risparmierete un sacco di soldini. Quindi abbiamo messo questo, poi ci ho messo la pianta dei figurini, dei cactus, e poi ovviamente ho creato un secondo Moreno 91-basso VR. Dab, c'è stato pure da me alle 15, però fortunatamente non si è sentito niente. Ah, meno male. Abbiamo fatto quest'altro ingresso, che ovviamente mo ho predisposto tutti questi ingressi, però ne ho predisposti due più che altro perché non sapevo come ottimizzare. Ho detto, quindi io nel dubbio cipolla, vado a creare queste divisioni, e quindi niente, tutto facciamo così. Poi più avanti, man mano che arrivano le idee, le andiamo a focalizziamo e cerchiamo di realizzare. Ovviamente non siamo ai livelli del presidentissimo o di Cayman, di Moreno, eccetera eccetera, ma cerchiamo nel nostro piccolo di creare qualcosa di interessante. Ecco qua. Ah, poi ovviamente ho recintato parzialmente il perimetro, perché sto pensando di fare più cose su questo terreno, su quest'area qua, essendo molto vasta. Vi faccio vedere quanto è vasta. Mi sono reso conto che fare l'erbozza era relativamente sprecata, quindi faremo altre cose. Ecco, in pratica il campo questo qua, che si trova subito dopo il campo 25, cioè pardon, il campo 16, esatto, il 15. C'è stato pure da me. Ah, mo ho focalizzato, scusi, muore. Caspita. Siamo soggetti a ste cose. Ok, allora diamo un'occhiatina nel frattempo. Allora, latte. Già 15.000 lire hanno fatto. Fasce la miseria. Moreno 91-basso VR. Già, per fortuna non ho sentito niente. Faccina felice con lacrime di gioia. Meno male, direi. Oh, qua lasciato in mezzo acceso. Quando vado a fare la consegna mi daranno il punteggio negativo sulla produttività. Allora, stiamo qua dentro.
spegniamo il motore e ci diamo alla serranda. A noi la tapparella! Vai, entriamo. Non è male questa mod. Ha un sound molto sportiveggiante. Muri sportivo. Tunzi tunzi a lei. Zerriamo la serranda. Andiamo ad aprire la sbar. Vai. Così facciamo anche il test della curva. Puff. Là ci vuole zio Gigino Moreno vicino a sta sbar. Altro che dub all'ingresso del negozio di trattori là al concessionario. Vai giù Moreno 91-basso VR. Dopo lo chiamo faccina felice con lacrime di gioia. Bravo, chiama zio Gigino e gli dice guarda tutto a posto, non ti preoccupare che ci vediamo domani. Oppala. Comunque, ritornando a noi, caro Moreno, praticamente ho applicato alcuni filtri audio qua. Infatti ho tolto la preamplificazione, però piuttosto ho messo un'equalizzazione a tre bande perché adesso sto parlando a distanza dal microfono, sto a circa un palmo. Però normalmente parlo molto più vicino, quindi per eliminare l'effetto di prossimità, cioè Moreno 91-basso VR. Sento benissimo pollice in alto, pollice in alto. E ho dovuto fare un po' di ritocchi. Ti stavo dicendo che la fonte dell'audio non prenderla direttamente dal mixer, ma devi andare nella directory dove tu normalmente aggiungi, vuoi aggiungere delle scene, queste cose qua, no? Allora, ma ti dico come si chiama sta cosa. Allora, dove tu metti in fonti, devi mettere audio ingresso e selezioni la fonte. Quindi se tu per esempio hai in funzione, dovrebbe essere così, poi devo sperimentare, quindi se tu stai ascoltando qualche altra cosa da web non dovrebbe andarti a captare i suoni del sistema, quindi dovrebbe essere molto più selettivo. Infatti adesso io mi sono creato una cartella audio nella directory fonti e ci ho messo l'audio del gioco e il microfono. Quindi poi quando switcho nell'altra Moreno 91-basso VR. Ok, grazie, proverò a fare dei test faccina ammiccante. Poi ovviamente il volume lo regoli sempre dal mixer, però non sta là. Hai capito? Quindi tu lo gestisci direttamente, puoi anche mutare per esempio l'audio del desktop come sto facendo adesso, ma comunque ti entra l'audio del gioco, quindi è una cosa un po' più selettiva, se così si può dire. Allora andiamo a vedere nel frattempo come siamo messi con i cavalli. A proposito, io qua devo fare una cavalcata con i cavallucci, quindi poi ci facciamo una cavalcata, così chiudiamo come abbiamo sempre fatto. Questo chi è? Iniziamo, vai. Il cavallo. Oppla. Oh, si è ingastrato. Non so se è Tuz questo. No, questo mi sa che è... Sì, mi sa che è Tuz. Vediamo un po' chi è. No, non è Tuz, non me lo dice, vabbè. Ecco qua, noi facciamo il festival dei salti. Oh! Oh! Ah!
piano piano dobbiamo iniziare un pochettino a selezionare le mod che non sto utilizzando. Infatti gradualmente tutte le mod che non sto utilizzando in questa serie, pure per alleggerire un pochettino la situazione, verranno, diciamo così, depennate. Però sono ottime mod che per un lungo periodo ho provato, poi diciamo per questioni di sistema non particolarmente performante. Ecco che lo zio qui sta pensando di fare una selezione. Vai, vai, dobbiamo arrivare a 100%, perché altrimenti poi i cavallozzi non ce li pagano bene. Si è incastrato un altro otto sotto a quell'albero. Qua è enorme sto cavallo. Cavaggio 100%, ottimo. Questa open pasture si chiama questa mod. Oh, si è bloccata. Nascia miseria. No, non crashare. Ah, è crashato, lo sapevo. Mannaggia. Vabbè ragazzi, allora, visto che le cose stanno andando così, ci anticipiamo con i saluti. Quindi approfitto ancora una volta per ringraziare Moreno di essere passato. Ringrazio, vediamo un po' chi mi sto dimenticando di salutare. Allora, ringrazio anche ovviamente il presidentissimo La Zappa Storta per essere passato a salutarmi, per il sostegno. Poi vediamo un po' chi altro è passato. Ah, Gaia. Saluto anche la mitica Gaia che è entrata, poi si è dileguata come un folletto. I piani bio, l'amico Giglio, ringrazio Moreno. A chi altro devo ringraziare? Mi sembra di aver ringraziato tutti, e quindi come mio solito ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici, le amiche, i sostenitori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione trovate il link per visitare il sito di I Piani Bio, i link per seguire i miei canali social, un link che vi permetterà di acquistare i software della Wondershare tramite il mio link di affiliazione. Mi sembra di aver detto tutto? Credo di sì. E quindi grazie mille a tutti. Thank you so much. È stato buono, io grazie. Alle pendici del monte. Alle pendici del monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.